Classica gara che nasconde tantissime insidie, di fronte a una squadra che viene in un momento difficile, addirittura uno 0-6 immediato in trasferta, anche se contro il Catania, insomma, ci sarà da lottare. Eh sì, questo è in dubbio, anche perché adesso le squadre, qualsiasi squadra si incontra, è a caccia di punti, di risultati, però lo sanno anche noi perché abbiamo necessità di fare ogni partita, almeno cercare in ogni partita di fare più punti possibili, perché dobbiamo muovere in ogni maniera la classifica. E perciò da quel punto di vista le motivazioni nostre saranno altissime. Derby campano, adesso pochi, molte squadre soltanto nel raggruppamento dei generali. Peccato che però non ci possano essere i tifosi rossoblù. Eh sì, questo è un peccato anche perché penso che sarebbero mossi in massa per seguirci, però ripeto, le disposizioni vengono dall'alto, perciò non possiamo fare che accoglierle. Il nostro augurio è quello di riuscire a dargli soddisfazione tramite televisione, radio, perché ripeto, noi andiamo a caccia del risultato, senza alcun dubbio al riguardo. Già premesso che è una partita classica da lottare comunque in ogni caso, ecco, ma il passaggio tra il Lecce e la Paganese potrebbe nascondere qualche sorta, come dire, di distrazione, nel senso che se battuti la capolista si potrà fare sicuramente anche con la Paganese. Ma se facciamo un ragionamento simile sbagliamo perché, come si suol dire, le partite vanno giocate tutte e nascondono difficoltà in ogni situazione. Noi stiamo giocando, secondo me, in maniera giusta dal punto di vista mentale anche in quelle partite in cui siamo usciti sconfitti, tipo la Regina. E perciò io non ho paura di uno scadimento dal punto di vista del temperamento della squadra. Poi il risultato non lo conosco. Però sono certo che daremo battaglia anche domani lì a pagare. Ecco, ci ha rassicurato da questo punto di vista, proprio per finire. Ecco, come va inquadrato questo match dal punto di vista tattico, tecnico? Sicuramente sarà una partita dal punto di vista tattico, probabilmente diversa da quella con il Lecce, dove noi pensavamo di poter fare meno la partita, invece nel primo tempo. Forse l'abbiamo fatta più noi nonostante fossimo controvento. Dopo siamo passati in vantaggio alla fine della prima frazione, questo ci ha ovviamente favorito anche dal punto di vista mentale. E domani è difficile decifrare come sarà la partita, perché la Paganese è una squadra che gioca a viso aperto, lo fa sempre, in tutte le partite che ho visto, è una squadra che non si difende e poi cerca solo di ripartire. Ciò prevede una partita abbastanza aperta perché anche noi cercheremo di fare la nostra gara. Grazie.